Beh, è stato un gol, diciamo, in cui c'è stato molto merito di Valente, che ha fatto veramente una giocata importante. Io, quando è andato sul fondo, ho visto che c'era lo spazio sul secondo palo, quindi mi ci sono buttato più veloce che potevo, e la palla è arrivata proprio lì. Appunto, diciamo che ha fatto veramente una grandissima giocata Nicola, e l'ho ringraziato e lo ringrazio perché, e come ho detto prima, avere questi compagni di reparto, poi, diciamo, il mio lavoro viene facilitato, perché non si trovano tanti in Serie C che fanno una giocata del genere e che poi riescono a mettere la palla lì dove c'è l'attaccante. Quindi è stato importantissimo riuscire a sbloccarla subito, perché eravamo partiti bene. Trovare il gol subito ci ha dato grande forza, e la prima mezz'ora è stata spettacolare, credo, e poi dopo siamo riusciti a chiudere la partita, quindi senza soffrire troppo, e siamo stati bravi. Sì, infatti, come ho detto, diciamo, la prima mezz'ora soprattutto abbiamo fatto veramente bene, ci sentivamo bene, l'abbiamo preparata benissimo nei minimi dettagli questa partita, da 10 giorni a questa parte, avendo approfittato anche della sosta della settimana scorsa, e quindi eravamo preparati a tutto, sia la fase difensiva che la fase offensiva, e siamo riusciti a interpretarla nel migliore dei modi, siamo riusciti a essere cattivi, concentrati, e li abbiamo proprio dominati. Poi il secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla subito, come ho detto prima, e niente, dai, abbiamo fatto una gran partita e siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo preparato, quindi siamo contenti. È la miglior partita della Samp quando sei qua? Sì, secondo me sì. Questa classifica, Luca, come la vedi? Ora c'è questa lunga sosta che poi in qualche modo incide, oppure no? No, ce l'hanno, c'è per tutti la sosta, quindi secondo me ci fa anche bene recuperare un po' di energie, rilassarci un attimo. Comunque abbiamo vissuto 4 mesi intensi in cui abbiamo giocato spessissimo, quindi secondo me ci fa bene, e la classifica è sicuramente bella. Dobbiamo contare anche che abbiamo una partita in meno, quindi è bella e speriamo di renderla ancora migliore. Basta che intanto arriva in doppia cifra. Sì, tanto arriviamo in doppia cifra, poi dopo vediamo.